Eccoci qua, buonasera a tutti. Eh, questa sera abbiamo con noi Silvia Coderoni, che ha conseguito un dottorato in ricerca, scusate, un dottorato in economia politica nel 2011 presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell'Università Politecnica delle Marche. Concentrandosi sulla relazione tra produttività e sostenibilità ambientale del settore agricolo italiano nel lungo periodo, da ottobre. È ricercatrice presso l'Università di Teramo dove è responsabile di unità di un progetto PRIN sulla digitalizzazione in agricoltura e di un progetto Horizon sullo sviluppo di un quadro di riferimento per la progettazione di sistemi di monitoraggio, rendicontazione e verifica del carbonio e dei gas nel suolo agricolo. Durante questi anni la sua ricerca è stata finalizzata ad investigare l'analisi della relazione tra produttività e sostenibilità ambientale nel settore agricolo, la politica agricola comune, il consumo sostenibile e l'economia circolare. Stasera con la professoressa parleremo del tema delle sfide del futuro dell'alimentazione mondiale. Come sempre ricordo a tutti che alla fine dell'esposizione potrete fare le domande. Grazie professoressa e lascio subito la parola. Grazie, grazie a voi per questo invito. Eh, devo dire che il tema non è banalissimo, io intanto condivido eh, questa presentazione e diciamo che ho provato a, uh, come dire, a svilupparlo uh, diciamo, in modo da, da, da come, come dire, costruirci un po' una storia, una narrazione intorno. E diciamo che vorrei presentarvi un po' quali sono queste sfide dell'agricoltura. Ho messo un virgolettato di domani, perché in realtà sono già le sfide che, che l'agricoltura sta già affrontando oggi, no? quindi è un futuro prossimo, non è un futuro anteriore. Eh, poi vorrei così illustrarvi un po' quali sono le politiche sono messe in campo per affrontare queste sfide concentrandomi soprattutto chiaramente sull'Unione Europea perché eh, diciamo sono quelle che ci riguardano più da vicino ma anche perché sono quelle un po più diciamo pionieristiche in un certo senso da questo punto di vista eh, e poi però vorrei cercare di capire con voi diciamo qual è Uh, la domanda giusta da farsi qual è l'atteggiamento come dire uh, giusto da avere per capire come affrontare queste sfide giusto poi secondo me quindi diciamo con un po' di come dire con un punto di vista soggettivo informato nel senso dalle ricerche che faccio ma uh, rimane comunque un argomento molto complesso a cui è difficile no, cercare di dare una risposta unica e quindi proverò a, a trarre delle conclusioni anche qui con un punto interrogativo, perché sono conclusioni, diciamo, fino a un certo punto. Vediamo quali sono queste sfide, quindi eh, chiaramente la sfida principale, la, come dire, è uno degli aspetti che non, non possiamo non considerare perché hanno un impatto evidente su, che è, eh, su quelle che saranno le produzioni agricole è il fatto che la popolazione mondiale. Che già è eh, come dire, abbastanza elevata è ancora in crescita. In tutti gli scenari, queste ovviamente sono stime, in particolare queste sono stime della, delle Nazioni Unite. Però eh, diciamo che tutti gli scenari sono concordi no, nel delineare una, una, un incremento ulteriore della popolazione mondiale. Si parla di 9 miliardi di persone al 2050. La stima diciamo media, no? poi ci sono quelle leggermente inferiori ma altre anche superiori. Chiaramente una popolazione che cresce più per i paesi in via di sviluppo che per il tasso di crescita della popolazione nei paesi sviluppati, ma quello che è interessante è non solo il fatto che cresca la popolazione, ma anche che crescono i redditi. Ora questo grafico è un po' più diciamo, articolato da interpretare, però sostanzialmente eh, sulle eh, barre, quindi sull'asse di sinistra, possiamo vedere l'incremento del reddito a prezzi costanti, quindi un reddito reale, prezzi costanti del 2004, e eh, invece sull'asse di destra vediamo che questo tasso di incremento è decrescente. Questo che vuol dire? Vuol dire che i redditi crescono ma crescono in maniera via via decrescente eh, però diciamo in aggregato crescono quindi quello che ci interessa è che non solo saremo di più ma avremo più soldi da spendere mettiamola così e avremo più soldi da spendere che cosa significa in termini di consumi alimentari significa che probabilmente Produrremo, mangeremo eh, più carne. Questi sono, mh, adesso chiedo scusa perché in effetti eh, molti grafici sono con le didascalie in inglese. Magari poi vi rimando una versione con eh, diciamo sottotitolata in italiano, però sono abbastanza, come dire, anche intuitivi. Eh, su questo grafico potete vedere sostanzialmente come è distribuito il consumo di carne rispetto al PIL pro capite, questi sono dati del 2019, no? e si vede chiaramente che i paesi più poveri, quindi che hanno un PIL pro capite più basso, consumano meno carne pro capite, questi sono chili eh, per anno a persona, mentre i paesi più ricchi, eh, guarda caso, consumano più proteine derivanti da carne. Quindi questo che significa, messo insieme al grafico di prima, significa che non solo saremo di più. Saranno anche, ma che mangeremo più carne. Mangiare più carne vuol dire, eh, in parole molto povere, eh, diciamo sfruttare più risorse, no? Perché banalmente se mangiamo eh, riso, ok? Quello che le risorse che impieghiamo per coltivare il riso poi diventano subito tipo per noi, se mangiamo una bistecca,. Dobbiamo prevedere risorse per alimentare l'animale che poi diventa cibo per noi. Quindi il ciclo di vita diciamo, del prodotto carne è più lungo e quindi per forza di cose consuma più risorse. Poi con questo non voglio dire che eh, mangiare per carne sia per forza insostenibile perché c'è da fare anche un discorso di quanto, diciamo, dell'apporto dell nutritivo del cibo. No? Quindi chiaramente la carne ha un apporto nutritivo diverso, calorie, ma anche nutrienti e così via. Quindi è un argomento abbastanza complesso, però quello che volevo semplicemente dire con questi pochi dati è che sicuramente all'agricoltura mondiale verrà chiesto di produrre di più, perché saremo di più, avremo più reddito da spendere, benché distribuito in maniera sicuramente ancora molto eh, eterogenea tra paesi. E consumeremo più prodotti, diciamo, intensivi da un punto di vista di sfruttamento delle risorse. E come saremo messi con queste risorse? Anche qui chiaramente sono stime. Eh, diciamo che in generale, questi sono dati di un rapporto della FAO sulla sicurezza alimentare globale al 2050. In generale, quello che viene concluso è che la disponibilità di risorse idriche, eh, dolci, eh, globalmente diciamo dovrebbe essere sufficiente. Il problema è la distribuzione di queste risorse, ancora una volta, e quindi quello che si può creare è che in realtà ci siano dei forti episodi di scarsità relativa, no? quindi magari non una scarsità assoluta, ma una scarsità relativa. E quindi questo problema si, si riflette anche sulla disponibilità delle terre, sia in termini quantitativi, su questo grafico vedete che diciamo, le proiezioni eh, di disponibilità di terre coltivabili sono in realtà in aumento più per i paesi in via di sviluppo che per quelli sviluppati in cui in realtà diminuiscono, però qual è il problema anche qui ancora una volta? È come sono distribuite queste terre? E poi il problema è anche la, eh, diciamo, la qualità, la produttività sostanzialmente di queste terre. Perché, che cosa, in, diciamo, che cosa fa da sfondo a tutto questo? Eh, chiaramente, un problema che sicuramente diciamo, eh, siete ormai abituati, abituati a conoscere e, e a vivere che è quello del, del cambiamento climatico. Mm, parliamo di un cambiamento climatico che è in atto, uh, questi sono i dati delle uh, temperature medie uh, sulla superficie terrestre combinate terra e oceano per gli anni dal 1850 al 2012, quindi questo è il passato, no? E in passato le temperature sono già aumentate, l'anno scorso... L'Europa ha vissuto l'estate più calda mai registrata, sono stati battuti diversi record di temperatura in tutto il mondo, sono aumentati gli eventi estremi, che anche questi sull'agricoltura hanno un severo impatto in termini di produttività, siccità, inondazioni, ma anche mh, spostamenti proprio di, di areali produttivi. Questo è il passato diciamo, o il presente, il peggio, cioè, diciamo così. Senza essere troppo pessimisti, però, eh, è il futuro, nel senso che tutti i modelli, gli scenari che riguardano i trend futuri degli andamenti della temperatura media globale ci dicono che queste temperature cresceranno ancora. Questi sono i dati sulla temperatura. E le superfici diciamo eh, invece ghiacciate diminuiranno così come il pH della eh, superficie dell'oceano, quindi con problemi derivanti poi a eh, perdita anche qui di biodiversità e alterazione anche qui del ciclo climatico. Quindi che, in cosa si traduce tutto questo? L'aumento delle temperature, i cambiamenti eh, delle precipitazioni e gli eventi estremi? Si traducono in impatti sulle um, produzioni, sulla produttività del settore agricolo, cambia la disponibilità idrica, ci sono impatti sulla fenologia delle coltivazioni, ci sono spostamenti, come vi dicevo, degli areali di produzione e diminuzione relativa delle rese. Uh, C'è un aumento degli infestanti e delle malattie de, delle piante, ma anche chiaramente del, del bestiame. E eh, c'è una maggiore invasione di specie aliene e relativa perdita di biodiversità. Questo a cascata provoca effetti e impatti socio-economici sui redditi delle imprese agricole e delle famiglie che vivono di questi redditi, che chiaramente sono per la maggior parte nei paesi più poveri, diciamo, ovvero la Uh, in termini percentuali, no? la parte di popolazione che lavora nel settore agricolo è maggiore nei paesi più poveri rispetto ai paesi più sviluppati. Ma questo ha un impatto anche sulle imprese agricole italiane. Uh, impatti chiaramente sulla sicurezza alimentare. Uh, sicurezza alimentare che è un termine uh, ambivalente in, in italiano. No? Per sicurezza alimentare noi intendiamo sia un aspetto quantitativo, cioè quanto cibo viene prodotto e quindi un problema di scarsità di cibo, ma per sicurezza alimentare intendiamo anche un concetto qualitativo, cioè di, di qualità e di salubrità degli alimenti. E in realtà i cambiamenti climatici impattano su entrambi questi aspetti, nonché sulle, abitudini, sulle nostre abitudini alimentari. Eh, uno dei quindi diciamo, modi che chiaramente abbiamo per contrastare il cambiamento climatico in, diciamo, con riferimento al settore agricolo di produzione di cibo è sicuramente quello di spostare, di modificare le nostre diete verso alimenti che appunto magari con diete meno ricche di carne diciamo, impattino meno in termini di emissioni di gas effetto serra. Come si affronta questa complessa sfida? Cioè, da una parte, affrontare il cambiamento climatico e dall'altra, aumentare la produzione di, di, di cibo in generale per sfamare questa popolazione mondiale crescente. Diciamo che le eh, politiche per affrontare il cambiamento climatico sono principalmente due. Chiaramente, dobbiamo mitigare le emissioni, cioè dobbiamo diminuire le emissioni climalteranti che sono quelle che causano poi... L'aumento dell'effetto serra e quindi l'aumento della temperatura media. Non solo, ovviamente dobbiamo adattarci, dobbiamo adattarci perché il cambiamento climatico, come sappiamo ormai benissimo, è già in atto, ma dobbiamo anche cercare di, in qualche modo eh, diciamo, approfittarci passatemi questo termine, di avvantaggiarci di quelli che sono quei cambiamenti che potrebbero avere un impatto positivo sulle produzioni. No? Io prima parlavo di spostamenti di areali produttivi, questo che significa? Significa che, soprattutto andando verso nord, diciamo sia andando verso nord che andando verso l'alto, quindi eh, più in zone diciamo più eh, montane, questo che significa però? Significa che alcuni paesi, e lo stiamo già vedendo da ora, e alcune eh, zone, Potranno cominciare a produrre o stanno già cominciando a produrre ehm, alimenti, coltivazioni, fare allevamenti che prima non facevano proprio perché era troppo freddo. Okay? Quindi ci sono delle, eh, diciamo, la sfida dell'adattamento è non solo cercare di evitare le conseguenze peggiori del cambiamento climatico, ma anche cercare di avvantaggiarsi di quelli che possono essere gli impatti positivi che questo può avere. Il tutto però Abbiamo detto che va fatto in un quadro di crescita del settore agricolo. Io qui ho messo in generale il termine sviluppo, perché la crescita economica può essere soltanto una crescita, per esempio, del PIL, per esempio, diciamo di una grandezza che misura in qualche modo la produzione. Se parliamo di sviluppo parliamo di un concetto più ampio che non comprende soltanto diciamo, una accezione meramente economica quantitativa, ma anche degli aspetti qualitativi relativi, per esempio, quindi alla sicurezza alimentare, sia intesa come quantità che come qualità, mettiamola così, sia per esempio di garantire dei redditi sufficienti alle famiglie che vivono di agricoltura, perché, ripeto, se parliamo di una sfida globale, eh, chiaramente parliamo di famiglie, di molte famiglie che vivono di agricoltura, eh, come dicevo, nei paesi soprattutto eh, meno sviluppati e in via di sviluppo e in questi paesi garantire dei redditi eh, diciamo che permettano un tenore di vita mh, dignitoso alle famiglie che vivono di agricoltura è una questione. Prioritarie, assolutamente prioritarie. Perché è così complicato fare, diciamo, conciliare questi tre obiettivi? Perché se mettiamo in campo solo delle politiche di mitigazione delle emissioni e di crescita, diciamo, economica, quello che otteniamo è il cosiddetto sviluppo low carbon, quindi sviluppo a basse emissioni. Che cosa ci porta però a questo? Ci porta a Ehm, poter incorrere in fenomeni, fenomeni di eh, maladattamento, cioè di eh, è vero, sto diminuendo le emissioni, ma magari non mi sto adattando al cambiamento climatico o non sto approfittando, eh, diciamo, di quello che mh, di positivo questo aumento di temperatura può aver portato nel mio territorio. Parimenti, se ah, mettiamo solo in campo politiche di adattamento e di sviluppo. Parliamo di uno sviluppo resiliente, che è diciamo, una parola che oggigiorno viene spesso anche un po' abusata, però uno sviluppo resiliente non mi garantisce che io sto diminuendo le emissioni, nel senso che io sto eh, diciamo, eh, adattandomi al cambiamento climatico, quindi metto in atto delle politiche per eh, cercare di eh, non... Ehm, diciamo di non subire gli effetti peggiori del cambiamento climatico. Però molto banalmente, eh, diciamo, mi, mi posso riempire il mondo di condizionatori, perché d'estate fa caldo e in questo modo io eh, sto fresca in ufficio o a casa e sto meglio, però riempirmi di condizionatori e utilizzare tutta l'energia elettrica che mi serve per farli andare chiaramente non mi aiuta a diminuire le emissioni di gas serra. Poi dipende da come produco questa energia, però per dire che eh, non, uno sviluppo resiliente da questo punto di vista non mi garantisce una mitigazione delle emissioni. Posso mettere in campo delle politiche che vadano ad attuare le sinergie tra mitigazione e adattamento, e ce ne sono molte nel settore agricolo, però lascio indietro lo sviluppo. Quindi quello che è complicato e quello che però bisognerebbe fare è raggiungere una strategia di sviluppo compatibile con il clima, io qui l'ho definita, la FAO parla di climate smart agriculture, diciamo che ci sono definizioni eh, diverse, però l'idea è cercare di mettere insieme tutta questa complessità. Eh, quali sono quindi in questo quadro gli obiettivi dell'agricoltura globale secondo diciamo, due mh, organizzazioni che si occupano fondamentalmente di questioni globali, no? l'Ocse più da un punto di vista eh, diciamo di, di, di crescita economica e diciamo soprattutto dei paesi dell'area Ocse la FAO con un punto di vista più globale e più rivolto ai paesi più in via di sviluppo però concordano nel dire che sostanzialmente l'agricoltura globale deve affrontare una triplice sfida che è quella di fornire cibo nutriente a una popolazione globale in crescita, contribuire alla sostenibilità ambientale e sostenere i redditi dei lavoratori lungo tutta la filiera. La FAO articola un po' di più, ma il concetto è lo stesso. Quindi una sfida che deve diciamo, ottenere sia lo sviluppo, inteso come aumento della produzione di cibo, che sostenibilità sociale in termini di redditi dei lavoratori. Che lavorano nel settore della filiera agroalimentare, ma soprattutto che tenga a mente il fatto che bisogna adottare metodi di produzione più efficienti e sostenibili e adattarsi al cambiamento climatico. E il che, diciamo, di sicuro non è banale. Come prova diciamo, a, a, a rispondere la politica a questa complessa sfida? Chiaramente a livello globale è, è molto complicato eh, cercare di mettere in piedi delle politiche no? che mettano d'accordo tutti i paesi del mondo. Eh, vediamo benissimo che non riusciamo a mettere in piedi delle politiche che mettano d'accordo tutta l'Italia o tutta l'Europa. Una cosa però molto eh, importante che è stata fatta, benché faccia sempre molta fatica da, a, diciamo, a, a, ad andare avanti, però una prima eh, come dire, pietra sulla costruzione di questa eh, diciamo, casa comune per, per fare queste politiche globali è sicuramente quella della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che risale al 1992, all'anno della conferenza sulla Terra di, di, di Rio de Janeiro, e è particolarmente importante perché? Perché Appunto, è stata eh, diciamo, è una eh, convenzione che è stata sottoscritta da eh, quasi tutti i paesi eh, che hanno partecipato a questa convenzione e che rappresentano eh, la stragrande maggioranza dei paesi de del mondo, eh, e che cosa fa questa convenzione? Riconosce il clima globale valori di risorsa comune, cioè riconosce che la stabilità climatica è un bene pubblico puro, globale, eh, ok, non so se mi sentite bene perché ho dei messaggi strani, e, che la, sembra che la connessione non sia ottima, ok, perfetto, grazie. E, quindi dicevo, eh, la stabilità climatica viene definita come un bene pubblico eh, globale, perché questo? Perché rispetto ad altri inquinanti, l'effetto serra, il cambiamento climatico è effettivamente un male pubblico globale, cioè una tonnellata di CO2 emessa a Bologna dove sono io adesso ha lo stesso identico peso di una tonnellata di CO2 emessa in Cina, a New York o, o dovunque vi venga in mente. Mentre se io eh, esco di casa e inquino il fiume sotto casa è eh, un inquinamento che come dire in Cina sicuramente non gli cambia la vita come non gli cambia la vita a New York. Quindi questa idea che il cambiamento climatico si deve affrontare per forza tutti insieme è sicuramente stata la molla che in qualche modo ha fatto partire questo tipo di accordi. E la cosa interessante è che eh, quando si parlava già nel 1992 di stabilizzare le concentrazioni di gas serra e eh, da parte di tutti i paesi che, che l'hanno sottoscritta, però si diceva che bisognava farlo garantendo l'adattamento degli ecosistemi e garantendo la sicurezza alimentare e lo sviluppo economico sostenibile. Quindi diciamo, questa cosa era già chiara fin da allora. Questa convenzione prevede dei trattati, i cosiddetti protocolli, che eh, fissano dei target di riduzione, che sono legalmente vincolanti, diciamo, vanno poi recepiti dagli stati membri, però hanno un carattere vincolante e in realtà proprio per questo... Dopo il protocollo di Kyoto si è fatta molta fatica per raggiungere un altro accordo eh, vincolante che non è stato proprio un protocollo, che è l'accordo di Parigi del 2015. Però diciamo che mh, di là e oltre degli impegni del protocollo di Kyoto e ora accordo di Parigi L'Unione Europea ha una politica climatica particolarmente ambiziosa. L'Unione Europea si caratterizza e, e si è posta proprio come leader globale sulla lotta al cambiamento climatico. Dal 2010 ha istituito un direttorato generale ad hoc per la lotta al cambiamento climatico, la Digiclima. E eh, nel 2019, quando la commissione von der Leyen si è eh, insediata... Ha pubblicato questo documento programmatico, che è il Green Deal europeo, in cui eh, enunciava proprio la strategia della Commissione nei cinque anni di operato, ormai siamo a, a metà inoltrata. E, in cui si diceva che si voleva trasformare l'Unione europea in un'Unione ad emissioni nette nulle entro il 2050. Questo obiettivo chiaramente trasforma l'Unione, l'economia di tutta l'Unione europea. Ma è, è, diciamo, è particolarmente interessante il discorso di dire di diventare eh, neutrali da un punto di vista climatico al 2050. Perché vuol dire che è chiaro che questa, questo grafico fa vedere sostanzialmente le emissioni diciamo, rilevate o stimate fino al 2020 e poi eh, la stima delle proiezioni al 2050, e fa vedere come, con tutte le politiche che verranno messe in atto, queste emissioni sicuramente si vanno a ridurre moltissimo, però diciamo se guardate alla fine di questo grafico c'è una parte di emissioni che è insopprimibile perché soprattutto nel settore agricolo è legata proprio a dei processi naturali che possono sì essere eh, diciamo in qualche modo mitigati, ma hanno una parte diciamo proprio tecnica di, eh, di emissioni che non può essere annullata. E quindi qui interviene il ruolo eh, positivo dell'agricoltura, dei suoli agricoli e, e forestali e delle biomasse agricole e forestali che sono l'unico eh, settore eh, economico in grado di naturalmente stoccare, quindi rimuovere carbonio e stoccarlo appunto nei suoli e nelle biomasse e quindi contribuendo in modo positivo al bilancio delle emissioni. Quindi l'idea è compensare con suoli agricoli e foreste tutte quelle emissioni che non sono riuscita ad abbattere perché tecnic tecnicamente non potevo farlo. Poi ci sono anche altre tecniche di cattura e stoccaggio del carbonio di tipo appunto, diciamo più tecnologico, no? che sono quella parte rossa delle rimozioni qua sotto, però il grosso è questa fascia verde scuro che è questo acronimo LULUCF che sta per uso del suolo, cambio d'uso del suolo e foreste. Quindi viene dato un ruolo centrale al settore agricolo per contribuire al cambiamento climatico. E tra l'altro questo ruolo centrale viene stabilito anche dalla strategia dal produttore al consumatore, che è una strategia di maggio 2020, che vuole proprio trasformare attraverso un quadro legislativo comunitario eh, diciamo tutto la filiera produttiva quindi dalla produzione dalla fase primaria di produzione fino al consumo e al possiamo vedere direttamente di qua fino al consumo e alla riduzione proprio delle perdite degli sprechi alimentari per andare a ottenere diciamo l'obiettivo di rendere di, di raggiungere contemporaneamente la sfida di rendere sostenibile il settore agricolo ma anche di eh, diciamo, rendere più sana l'alimentazione eh, della popolazione comunitaria, che chiaramente si traduce anche in una riduzione della spesa sanitaria, perché poi, come dire, ci sono anche delle sinergie no? tra eh, una dieta migliore, una produzione agricola più sostenibile e eh, una eh, maggiore salubrità e una maggiore, eh, diciamo, aspetti sanitari legati proprio all'alimentazione. Quindi questo ambiziosissimo eh, obiettivo è quello di definire entro il 2030 un quadro legislativo per rendere più sostenibili i sistemi alimentari europei. Questa strategia ha fatto, non so se ne avete sentito parlare, poi magari dopo mi interessa un po' sapere anche questo, diciamo che, che percezione ne avete avuto e se ne avete sentito parlare. Però diciamo per chi lavora nel settore agricolo, comunque diciamo sia come me come analista, ma chi ci lavora più eh, direttamente, quindi nella fase di produzione tras o trasformazione, la strategia non è stata accolta benissimo perché è veramente ambiziosa. Questi sono dei target di riduzione eh, di alcuni input eh, in agricoltura e Giusto per darvi un'idea, si parla di ridurre entro il 2030, quindi domani, del 50% l'uso dei pesticidi chimici e il rischio che, che rappresentano, l'uso dei pesticidi più pericolosi, eh, ridurre del 50% le vendite di sostanze antimicrobiche per gli animali di allevamento. Eh, ridurre del 50% le perdite di nutrienti e questo dovrebbe portare a ridurre almeno del 20% l'uso dei fertilizzanti e passare a una superficie agricola utilizzata, coltivata col metodo dell'agricoltura biologica del 25% del totale dell'Unione Europea. Oggi siamo all'8,5%, quindi è assolutamente molto ambizioso e eh, diciamo soprattutto dal lato dei, dei produttori c'è molto Timore per gli impatti economici che può avere avere una strategia così ambiziosa e non essere pronti diciamo, a, a convertire i metodi di produzione così istantaneamente non è banale, no? Come, eh, diciamo, quali sono gli strumenti che vengono messi in campo per cercare di realizzare questi obiettivi? In realtà, diciamo, lo strumento principale rimane ancora la politica agricola comune. Parlare della politica agricola comune in due minuti è, è un impreso per chi come me la studia da anni, però di fondo che cos'è la politica agricola comune? È la prima politica sostanzialmente messa in piedi da, dall'Unione Europea, ovvero dalla, eh, da, dalla comunità economica europea all'epoca. Perché? Perché lo, i paesi fondatori uscivano da sostanzialmente due guerre mondiali, si sono messi attorno a un tavolo e hanno eh, messo risorse comuni su una politica agricola comune che facesse crescere la base alimentare della comunità europea, perché c'era da ricostruire sostanzialmente e, eh, e c'era da diventare più sicuri da un punto di vista alimentare, perché la base agricola era stata fortemente... E impoverita dagli anni della guerra. Questa politica negli anni ha subito moltissime riforme, rimane comunque eh, la più grande fetta come politica singola del bilancio comunitario, come obiettivi a quelli di eh, sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola. Garantendo una fornitura stabile di cibo a prezzi accessibili, su questo obiettivo potremmo discutere per, per ore, però, diciamo, è uno degli obiettivi della politica. Salvaguardare gli agricoltori e garantire loro un reddito ragionevole, contribuire al cambiamento climatico e alla gestione sostenibile delle risorse naturali e poi diciamo, lo sviluppo rurale, quindi mantenere le aree rurali e i paesaggi in tutta l'Unione Europea e mantenere viva l'economia rurale promuovendo l'occupazione nelle zone più rurali, diciamo, d'Europa. Eh, questa politica viene sostanzialmente delineata con dei regolamenti a livello comunità, comunitario, oggi è sempre più delegata, diciamo, parte delle decisioni sono sempre più delegate a livello di Stato membro, però sostanzialmente la gestione è, eh, e il finanziamento è abbastanza centrale, poi in realtà c'è una parte che è cofinanziata dagli Stati membri, eh, si divide in due pilastri. Il primo pilastro sono i cosiddetti pagamenti diretti, cioè dei eh, sostegni al reddito che vengono dati eh, all'agricoltore. Il secondo pilastro invece sono le cosiddette misure di sviluppo rurale che sono più misure di, eh, diciamo che prevedono una qualche progettazione o un qualche cambiamento nei metodi di coltivazione o un investimento, diciamo, prevedono più un progetto. Mentre il primo pilastro sono più dei sussidi che vengono dati al reddito degli agricoltori con tutta una serie di condizionalità, diciamo anche di tipo ambientale, però sostanzialmente, diciamo proprio per sostenere il reddito degli agricoltori stessi. Quello che è cofinanziato è il secondo pilastro, quindi queste misure di sviluppo rurale. Vi dicevo che ops è partito tutto. Ok, vi dicevo che il primo obiettivo della PAC era quello di garantire la sicurezza alimentare da un punto di vista quantitativo. Con le successive riforme questa sicurezza alimentare è diventata sempre più un concetto qualitativo, quindi di salubrità e sanità degli alimenti, così come, diciamo, nelle fondamenta della PAC garantire il reddito degli agricoltori significava eh, <ride> significava anche conservare e valorizzare il territorio perché di default si pensava che l'agricoltura europea molto diversa diciamo, da quella americana molto più multifunzionale molto più diciamo eh, con aziende di dimensione media molto più piccola fosse di per sé artefice in qualche modo tutrice e tutrice ehm, del territorio e dell'ambiente dagli anni 2000 questa visione cambia anche in seguito della, degli impatti di un certo tipo di agricoltura sull'ambiente e quindi si passa di più a un approccio in cui si va a, diciamo, in qualche modo punire quell'agricoltura quell che non rispetta determinati standard e a valorizzare invece quell'agricoltura che produce dei beni pubblici ambientali. La politica agricola comune appena eh, iniziata, 2023-2027, ha nove obiettivi, ha diciamo, una forte connotazione ambientale, si caratterizza per nove obiettivi di cui eh, tre diciamo, di stampo economico, tre proprio di stampo ambientale come vedete, l'azione per il cambiamento climatico, la tutela ambientale, la tutela del paesaggio e la biodiversità, e tre, diciamo, più relativi allo sviluppo rurale, al sostegno al ricambio generazionale e anche alla protezione della qualità dell'alimentazione e della salute. Ed ha questa politica agricola comune appena approvata sulla carta una eh, discreta connotazione ambientale perché anche nei pagamenti del cosiddetto primo pilastro, quindi quel sostegno al reddito, eh, sempre più, diciamo, viene collegato ad elementi di sostenibilità. Eh, gli agricoltori devono fare delle pratiche eh, benefiche per il clima o l'ambiente, andando chiaramente oltre i standard di legge e a queste pratiche è destinato il 25% di questi pagamenti diretti, quindi non sono più soltanto pagamenti diretti per lo status, diciamo, di agricoltore, ma anche perché l'agricoltore Fa qualcosa di benefico per il clima e l'ambiente. E nel secondo pilastro, il 35% della spesa è riservato proprio alle misure agroambientali, quindi quelle per migliorare, la, eh, diciamo, per passare a metodi di produzione più sostenibili. Quindi sulla carta sicuramente c'è un investimento importante su questi temi, però diciamo, sappiamo bene anche che. Un conto è programmare una politica, un conto è realizzarla e eh, gli effetti poi si vedono esposti. Ecco, io sono sempre abbastanza poco, cioè, come dire, bisogna sempre stare un po' ai dati, no? quello che ci dicono poi i dati di cosa è successo. E i dati, per esempio, del passato ci hanno detto che una riforma che è stata molto, come dire, anche eh, in qualche modo sponsorizzata, scusatemi questo termine, dalla politica. Eh, e cioè l'introduzione del cosiddetto greening nel primo pilastro, cioè anche qui delle misure, eh, diciamo, in rispetto di alcuni standard ambientali eh, un po' più severi rispetto alla, a quelli che sono i requisiti di legge per ricevere il pagamento del primo pilastro, in realtà poi se andiamo a guardare i risultati. I risultati ambientali sono stati veramente molto scarsi, quindi, eh, benché sulla carta l'obiettivo fosse ambizioso. No? Quindi, voglio dire che anche in questo caso gli obiettivi sono ambiziosi, ma eh, poi i risultati eh, andranno valutati. Che cosa è successo, però, eh, nel frattempo? Chiaramente, in questo quadro eh, c'è stato. Un, un forte elemento di, di, di cambiamento della prospettiva. No? Sappiamo benissimo che con eh, l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, eh, insomma, al di là degli aspetti chiaramente legati alla, alla guerra, eh, c'è un problema di eh, sicurezza alimentare: si è creato un problema di sicurezza alimentare. In realtà, è un problema che è venuto alla nostra attenzione solo perché questa volta c'era molto vicino a livello globale. Purtroppo già da due o tre anni, tra diversi conflitti, cambiamenti climatici in atto e la pandemia da Covid, in realtà tutti i progressi che erano stati fatti verso una maggiore sicurezza alimentare a livello globale sono stati fortemente eh, diminuiti negli ultimi anni. Quindi non è solo dalla guerra in Ucraina, però questo chiaramente a noi ci ha toccato un po' più da vicino. E come sempre quindi diventiamo più sensibili. Tant'è che questa era una copertina dell'Economist del maggio dell'anno scorso che parlava di una imminente catastrofe alimentare. Io ho aggiunto un punto interrogativo, diciamo, per mettere un po' di ottimismo, però, chiaramente abbiamo visto che nel breve periodo il riorientamento, diciamo, degli scambi internazionali non è stato sufficiente a la crisi abbiamo visto prezzi di energia e fertilizzanti in aumento e questo si è tramutato in un'inflazione eh, generale elevata ma anche in prezzi e prodotti alimentari aumentati quindi in termini di sicurezza alimentare diciamo tutti gli alert sono scattati e quali sono le conseguenze nel lungo periodo è difficile a dirsi perché dipende anche da quanto questa situazione eh, potrà durare la cosa eh, diciamo che è un po interessante da, da un punto di vista di, di risposta delle politiche è che in prima battuta l'Unione Europea diciamo aveva un po calmato gli animi tranquillizzato dicendo che Uh, la disponibilità di cibo, mangini e fertilizzanti non sarebbe stato un problema in Europa per il 2022 e tutto il 2023, il 2023 ormai siamo diciamo beh, mh, a, a un quarto, a un sì, un quarto e, e quindi diciamo cominciano a mh, cominciamo a dover guardare oltre il 2023 e infatti già uh, a gennaio i staff diciamo, uh, della commissione hanno pubblicato un, uh, diciamo, un documento di, di, di background proprio sulle determinanti della sicurezza alimentare analizzando quali possibili uh, problemi potremmo avere e quali azioni mettere in campo, quindi il discorso della sicurezza alimentare ormai è tornato fortemente nell'agenda politica anche di paesi sviluppati, anche della nostra Unione Europea. E quello che diciamo, mi ha colpito molto, ma non solo me, insomma, quello che eh, è emerso eh, nell'immediato è che le misure che sono state messe in campo per contrastare questi effetti a breve termine di, di, di mancata o di diminuita sicurezza alimentare erano tutte misure che erano in contrasto netto con quello che la teoria economica ci dice che bisogna fare per affrontare cambiamenti climatici e obiettivi ambientali. Quindi abbiamo dato dei sussidi per i carburanti, per esempio, in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea o la riduzione delle accise, eccetera, eccetera. E la PAC ha derogato ad alcune pratiche ambientali per ma, diciamo, garantire una maggiore produttività. Quindi, mh, Insomma, è sembrato tornare un po' alla ribalta all'eterno dilemma se sia possibile conciliare sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare o se le due cose siano per forza in trade-off, cioè se per forza di cose se cresco devo inquinare di più e posso inquinare meno solo se non cresco, diciamo da un punto di vista economico. Chiaramente questo è. Un, un dilemma eterno e, e probabilmente senza una soluzione unica. No? Quello che invece, secondo me, e quello su cui vorrei diciamo, farvi un po' riflettere, è un cambiamento di, di prospettiva, cioè la vera domanda, secondo me, non è tanto se sia possibile eh, conciliare sostenibilità ambientale e eh, sicurezza alimentare ma quanto se riteniamo che possa essere possibile raggiungere gli obiettivi di sicurezza alimentare senza affrontare le sfide della sostenibilità ambientale. Perché messa in questo modo la risposta è molto semplice ed è no. Ed è no perché non ci potrà più essere sicurezza alimentare senza una maggiore sostenibilità ambientale. Perché lo dico con tanta sicurezza, diciamo. Perché chiaramente il cambiamento climatico, ormai ce l'abbiamo scritto in tut tutte le salse, è, ehm, e, e la perdita di biodiversità sono le principali cause della, della scusate, insicurezza alimentare. Quindi se io non contrasto il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare non la potrò mai raggiungere. Quindi come dire, no? è un po' un, un finto problema. E tra l'altro molti studi dimostrano anche che la riduzione dell'inquinamento in realtà porti a una maggiore produttività e una maggiore resa di alcuni raccolti. E poi perché, come anche la Commissione stessa ha sottolineato nel commentare i piani strategici della PAC, in realtà più ci preoccupiamo della sicurezza alimentare, più dovremmo rafforzare gli sforzi. Verso la sostenibilità ambientale, perché proprio il contesto diciamo, de, che la guerra ha, ha portato alla nostra attenzione ci fa capire che c'è un legame integrale tra azione per il clima e sicurezza alimentare. Eh, infatti, quando diciamo, i eh, piani strategici della PAC che cosa sono? Sono questi programmi che tutti gli Stati membri hanno dovuto scrivere per descrivere come avrebbero speso i soldi della politica agricola comune. I piani strategici sono stati fatti prima della guerra, dello scoppio della guerra, quindi la Commissione poi ha dovuto chiedere delle revisioni in virtù del fatto che il quadro era cambiato e eh, queste revisioni hanno proprio portato all'attenzione il fatto di dire, siccome viviamo questo problema di insicurezza anche rispetto all'energia, e a rispetto alle uh, importazioni di fertilizzanti sintetici, dobbiamo ridurre la dipendenza da questi fertilizzanti sintetici e quindi utilizzare più fertilizzanti organici e quindi più agricoltura biologica e così via. Dobbiamo aumentare le produzioni di energia rinnovabile perché almeno non siamo dipendenti dall'energia che importiamo e dobbiamo produrre in modo più sostenibile. Quindi sembrerebbe proprio il contrario, cioè la, la, quello che diciamo, sostengo io è proprio che... E vado a concludere: il problema non sia tanto dire se è possibile conciliare sviluppo economico e sostenibilità eh, ambientale, ma la vera questione è che non possiamo pensare di raggiungere la sicurezza alimentare se non affrontiamo queste sfide ambientali. Quindi, giusto per chiudere, chiaramente è una sfida molto complessa, ho provato, diciamo, a lanciare qualche input di, di, di riflessione. La cosa, eh, come dire, positiva è che ci sono molte politiche già operative, molte imprese. Io diciamo, su questo insisto sempre un po' perché non vorrei che sembrasse eh, che passasse l'idea che le imprese agricole non sono delle, delle come dire eh, interessate, o le imprese in generale sono interessate soltanto al profitto, a guadagnare, inquinando e così via. In realtà, Molto di quello che viene fatto anche eh, a livello politico parte anche da iniziative private, parte da iniziative diciamo, che vengono dal basso, dai privati, dai cittadini, ma anche dalle imprese. Chiaramente l'innovazione tecnologica è fondamentale per affrontare queste sfide. L'agricoltura di precisione, per dirne una, sicuramente è un modo per ridurre no, l'uso di input e migliorare la produttività. Quindi è anche importante la ricerca, non c'è una presentazione di un ricercatore, di una ricercatrice che non si concluda dicendo che è importante la ricerca, però siamo importanti tutti noi, nel senso che è importante anche eh, come consumiamo, cosa consumiamo e se ci rendiamo conto che ogni nostra scelta di consumo ha un impatto ambientale. Eh, molto importante. Quindi io, diciamo, su questo ho concluso, magari interrompo la condivisione così ci rivediamo un po'. Eh, non so quanto sono andata lunga perché non ho visto quando sono partita, quindi non no, mi sono fermata. Perfetta con i tempi, professoressa. <ride> ok, siamo salvi. E la... se ci, ci sì, sono... Sì. Ci sono domande, ovviamente mi rendo conto che insomma ho, ho, sono stata un po' veloce su tante cose, quindi mh, pronta per discuterne. Grazie, grazie. L'esposizione è stata molto, molto chiara. Effettivamente, devo dire, da profana del tema, <ride> eh, devo dire che questa sera ho scoperto tante cose che non sapevo e soprattutto tante... Smentite a delle false credenze su alcuni dati e, e alcune cose. Ad esempio, lei chiedeva prima se conoscevamo quello che, sta, che, che, che si è fatto, insomma, eh, in questi anni, eh, in, in termini di legislazione internazionale, io ovviamente non conoscevo nulla, <ride> nel senso che ai eh, più basta ma... molte volte un'informazione molto generica. Su più che altro legata magari all'economia, quindi sulle si dice, i, i, eh, le importazioni, le, i, i, i tragitti diciamo, che fanno le merci, ecco, eh, soprattutto magari su notizie su innovazioni tecnologiche, sulle quali poi volevo fare una domanda, nei paesi di via di sviluppo, oppure notizie un po' particolari, tipo la farina di grilli. <ride> che adesso diciamo: che... <ride> <Come> <ride> anche, dire? anche quella è, è, no, no? È, è molto più complessa e molto meno preoccupante, come sempre, di come la, la, la si dipinge. Però vabbè sì, esatto. No, quindi volevo giusto su, subito iniziare con una domanda eh, che mi scuserà se è un po' stupida. Appunto, eh, la mia domanda era mh, la seguente. Eh, appunto, si, si legge le, mh, nelle varie testate, insomma, sui giornali delle innovazioni tecnologiche legate all'agricoltura, no? Soprattutto nell'ambito dei paesi in via di sviluppo. Quindi, sì. eh, multinazionali o comunque accordi tra governi dove si va, ad esempio, in paesi aridi a cercare di impiantare delle agricolture. Attraverso sistemi di irrigazione particolare, eccetera. Come questo tipo di eh, come dire, sviluppo si incastra col tema della, della sostenibilità ambientale, soprattutto, e poi della sicurezza energetica. Dunque, questi diciamo, questi investimenti eh, esteri sono sempre abbastanza. Anche lì, diciamo, un calderone un po' grande in cui c'è di tutto, no? Quindi sicuramente c'è una parte eh, di eh, come dire, vendita di tecnologie, ok? Quindi eh, tendenzialmente non, non è che siano proprio tutti i samaritani no? che vogliono aiutare questi paesi, no? C'è cioè, anche una componente chiaramente, come dire, di tipo strettamente legata al profitto e quindi alla vendita di tecnologie non sempre nuovissime o meglio diciamo nuove sicuramente per loro non nuovissime per noi c'è un discorso che come dicevo prima però soprattutto in questi paesi si prevede l'aumento delle terre coltivabili ma appunto sono terre che sono più difficilmente coltivabili quindi c'è da fare un discorso di diciamo come riuscire a effettivamente effettivamente andarle a sfruttare e renderle diciamo produttive e, e questo non è eh, io, per esempio, una cosa che a me aveva affascinato molto perché non, non ne ero assolutamente a conoscenza è il fatto che in realtà tutta la ricerca che facciamo nello spazio di come coltivare nello spazio, in realtà ci serve per capire come coltivare appunto qui queste zone che non sono così eh, diciamo che non sono quelle che noi siamo abituati a coltivare sostanzialmente. Però ecco, su questo tipo di investimenti mh, dipende da come sono inquadrati. Cioè faccio un esempio, all'interno della convenzione delle Nazioni Unite sono previsti dei progetti che sono eh, i cosiddetti meccanismi di sviluppo, eh, mh, di sviluppo pulito, stiamo cercando di tradurre dall'inglese, non mi veniva il, il termine, in cui sostanzialmente i paesi sviluppati fanno dei progetti di sviluppo nei paesi in via di sviluppo, quindi trasferimento tecnologico e investono in energie pulite, rinnovabili, che può essere anche un semplice impianto di biogas, eh? cioè non è che parliamo proprio di... Come dire. E, e in quel senso c'è una progettazione per cui si vanno a misurare le emissioni prima, le emissioni dopo, si vede il percorso, diciamo c'è una certa certificazione di una qualità e di una sostenibilità ambientale, ecco, su altre iniziative magari più legate alla libera... Iniziativa imprenditoriale, è difficile dire quanto siano sostenibili, insomma, per venire alla domanda che facevi. Quindi dipende molto da, dal tipo di progetto, ecco quello che direi in sintesi. Grazie. Ma adesso mi veniva in mente un'altra domanda, cioè è, è, è stata fatta una stima di quanto consumo di suolo, no, consumo no, di quanto utilizzo di suolo in più? bisogna fare per sfamare i 9 miliardi della popolazione mondiale che si stima di avere nel 2050? Cioè, nel senso, non so sì, se sì. ho fatto una domanda corretta dal punto di vista... Sì, 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 allora lì diciamo il... stime sì, ce ne sono, adesso sinceramente un numero non ve lo saprei dare, però su questi lavori, ecco, anche questo della FAO che poi nella bibliografia l'avevo inserito, eh, probabilmente si trovano. Il discorso è che, diciamo, più che eh, diciamo, il dibattito sostanzialmente è più che sull'aumentare le terre coltivate, rendere più produttive quelle, eh, più che aumentare le terre coltivabili, rendere più produttive le terre coltivate. Quindi fare un discorso di aumenti di produttività più che di eh, aumento delle superfici, perché chiaramente c'è un limite alle superfici che possiamo coltivare, ma anche perché... Soprattutto in questi paesi eh, dove appunto le, le metodologie di produzione non sono così eh, come dire, avanzate, ci sono tantissimi sprechi, c'è una bassissima produttività, ci sono tante eh, perdite proprio lungo la, il, il processo no, produttivo agricolo che non è solo coltivare, ma è anche raccogliere, stoccare, distribuire, ecco, ci sono inefficienze lungo tutta la filiera. e, e queste non ce le possiamo più permettere, quindi, soprattutto poi nei paesi in cui l'efficienza è bassa, con pochi investimenti l'aumento di produttività è, è, è molto significativo. Quindi si ragiona di più sull'aumentare la produttività diciamo che sull'aumentare le terre coltivabili. Però ci sono stime e magari se le, se le ritrovo ve le mando. Grazie. Massimo ha scritto una domanda. Che politiche stanno intraprendendo paesi come gli Stati Uniti che si sono tolti da, dall'accordo di Parigi? Eh, gli Stati Uniti tra l'altro su questi, queste tematiche fanno sempre un po' il bello e il cattivo tempo, nel senso che eh, anche all'epoca del protocollo di Kyoto eh, di fatto è stato... Eh, Firmato nel 1997, ma poi è stato ratificato, è entrato in vigore solo nel 2005, se adesso non ricordo male, sostanzialmente perché prima era stato firmato dagli Stati Uniti. Poi Bush eh, si era tirato fuori, quindi, siccome sarebbe entrato in vigore solo raggiungendo eh, una quota, maggior la maggioranza sostanzialmente delle emissioni e dei paesi globali, siamo riusciti a ratificarlo solo con quando è entrata la Russia. Quindi, diciamo, gli Stati Uniti sui protocolli internazionali hanno sempre creato un po' di problemi. Stessa cosa per l'accordo di Parigi. No? Se non sbaglio, è stato, stato in realtà prima firmato da. Obama, ma poi da Biden si è, eh sì, Biden, vabbè, Trump si è tirato indietro, cominciassi un po' tardi. E, comunque sì, il punto è che eh, gli Stati Uniti sono adesso soprattutto prima con l'amministrazione Trump. Io ricordo proprio questi titoli eh, di giornale in cui Uh, questo dilemma sviluppo ambiente era proprio chiaro ed era: noi vogliamo crescere l'ambiente, sarà per le future generazioni, non è un problema nostro. Si muovono chiaramente essendo una federazione di, di stati, in realtà ci sono alcuni stati che hanno una legislazione ambientale più. Uh, più stringente, che sono più ambiziosi, che hanno anche, uh, per esempio, inventa inventato, uh, come dire, uh, stabilito tutta una serie di protocolli per la certificazione delle missioni, però sono iniziative private, però, per esempio, anche la. Uh, Chicago Climate Exchange era proprio una borsa, diciamo, dedicata alla contrattazione di, di titoli eh, relativi ai mercati anche dei crediti di carbonio e così via. Quindi ci sono iniziative, come dire, individuali o di singoli stati, però effettivamente a livello poi eh, di unione degli Stati Uniti d'America eh, creano non pochi problemi perché la questione è. E, e non è banale a livello globale che da una parte abbiamo noi, ci siamo noi paesi sviluppati che abbiamo portato alla situazione che abbiamo adesso e ci sono i paesi in via di sviluppo uh, che giustamente, se vogliamo farne una questione diciamo di, eh, come dire, appunto giustizia, <ride> dicono ok ma il problema del cambiamento climatico l'avete fondamentalmente creato voi, adesso ci chiedete di non svilupparci noi, per i danni che avete fatto voi, questa roba non, non, non va bene. Quindi la convenzione parla di responsabilità comuni ma differenziate, cioè distinguendo tra paesi che hanno causato il cambiamento climatico, e quindi noi gli Stati Uniti e, e tutti i paesi sviluppati, e eh, paesi che invece, eh, diciamo, devono essere aiutati nella transizione, ma che devono essere meno penalizzati sostanzialmente. E quindi poi c'è la. Uh, io la semplifico molto, eh, però c'è diciamo, la, la diatriba Stati Uniti-Cina, che, che chiaramente eh, le, le, i negoziati si chiudono tutti così, cioè si chiudono con... o eh, c'è uno stallo perché eh, la Cina non si presenta al tavolo, gli Stati Uniti non si presentano al tavolo, tutto il resto del mondo discute e loro escono, si incontrano in corridoio e forse si mettono d'accordo. Eh, però ecco, mh, ad oggi sicuramente so, rappresenta un ostacolo all'andare avanti no? su, questi, su queste tematiche. Grazie. Mm, ricordo a tutti che se volete intervenire potete scrivere nella chat. Ah, c'è un'altra domanda. Eccola qua. Quali sono sistemi o mezzi più efficaci che hanno a disposizione gli imprenditori agricoli per sostituire gli attuali sistemi di produzione? Ad esempio, ci sono alternative ai fertilizzanti chimici capaci di garantire una stessa resa dei terreni? Allora, ehm... allora diciamo che. Uh, per quanto riguarda il passaggio a metodi di produzione più sostenibili, sostanzialmente uh, gran parte delle misure agroambientali della PAC mira proprio a questo, cioè l'idea dietro le misure agroambientali è che ti pago un tanto a ettaro perché tu passi a uh, metodi di produzione più sostenibili. Che, che cosa copre questo costo? Copre i, i maggiori costi che tu hai di produzione, perché per esempio utilizzando anche fertilizzanti eh, diversi, oppure perché magari devi di più controllare le colture, penso alla lotta integrata, alla difesa avanzata, c'è cioè una maggiore quantità di lavoro che ci devi mettere rispetto no, a, a spandere mm. eh, ag agrofarmaci ovunque. Quindi c'è una quantità maggiore di costi che, che tu uh, devi impegnare, c'è una uh, diminuzione delle rese quantomeno nel breve periodo. I pagamenti della politica agricola comune ti pagano questo gap, quindi ti compensano i maggiori costi e i minori ricavi che tu hai nel passare il metodo più sostenibile. Dopodiché, studi. Ci dicono, io non sono un agronomo, sono un economista quindi ve la dico come l'ho capita io, però che sostanzialmente eh, passati questi primi anni diciamo, di conversione, in realtà poi le rese dovrebbero essere eh, paragonabili o maggiori a quelle diciamo, di un'agricoltura convenzionale e quindi in teoria questo sostegno dovrebbe a un certo punto eh, diminuire perché la... Diciamo, L'azienda sta in piedi da sola, anche senza sostegno. In realtà, da quando sono stati istituiti i pagamenti agroambientali, i pagamenti per esempio per la conversione all'agricoltura biologica, per la lotta integrata, difesa avanzata e quant'altro? di fatto rappresentano una misura continuativa che viene ripetuta in tutti i periodi di programmazione. Poi adesso diciamo magari non tutte le aziende sono sempre le stesse che, che, che applicano. Quello su cui si lavora molto adesso è mh, proprio il discorso dell'agricoltura di precisione proprio perché mh, Oltre alla tipologia di fertilizzante, quello che cambia è anche la quantità. No? Molto spesso il non saper dosare eh, perfettamente e dare nel momento giusto il fertilizzante si traduce in un utilizzo massiccio. E quindi invece il saperlo dosare e il eh, darlo nel momento giusto, intervenire nel momento giusto pur con lo stesso tipo di fertilizzante, quindi anche non sostituendoci diciamo, alla chimica, in realtà garantisce assolutamente le stesse rese. Quindi è anche una questione non solo del tipo, ma di, di come diciamo, viene, viene dato questo fertilizzante. Però sicuramente il punto è che, che se vogliamo passare a 25% di saua biologico, eh, sicuramente molta, molta chimica diciamo, la dovremmo abbandonare. Ecco. non so se più o meno ho risposto perché poi diciamo è, è abbastanza tecnica come domanda quindi sì in effetti sì io invece avevo una domanda sulla questione della carne degli allevamenti che forse non c'entra tantissimo con, cioè, con il tema generale però abbiamo parlato appunto di agricoltura e di come appunto rendere questa, questo sistema sostenibile oltre che sicuro su invece gli allevamenti e la produzione di carne in generale, abbiamo visto anche, vabbè, come dire, provato sulla nostra pelle, che ci sono diversi sistemi no? in vari stati, ossia ci sono delle diverse registrazioni già tra gli Stati Uniti e eh, l'Europa rispetto alla modalità di allevamento delle, degli animali e abbiamo visto che anche in Asia, soprattutto, in particolar modo in Cina, insomma... Questi allevamenti intensivi sono oltre che molto inquinanti anche molto pericolosi per la salute delle persone. Eh, sta avvenendo una, un, come dire, un ripensamento su queste modalità a livello integrato tra i vari continenti, tra i vari stati oppure su quel fronte siamo ancora comunque molto individualisti, cioè non c'è una riflessione su come migliorare la situazione, oltre a ovviamente mi sembra di capire, ormai penso che lo sappiamo tutti, eh, che ci dobbiamo rendere, essere consapevoli di dover diminuire l'utilizzo della di questo bene alimentare, diciamo così. Eh, sì, la questione de degli allevamenti è, è abbastanza, abbastanza spinosa, diciamo, da diversi punti di vista. Eh, sicuramente una questione proprio etica no? e di benessere degli animali da produzione, perché comunque eh, diciamo, sentivo un podcast molto interessante di alcune allevatrici in Toscana, adesso non mi ricordo di preciso dove. Eh in cui loro diciamo, hanno cambiato i metodi di allevamento e di macellazione, dicendo proprio questo, noi siamo assolutamente carnivori, assolutamente favorevoli all'allevamento animale, ma questi animali che alleviamo noi vivono e muoiono con tutt'altra dignità rispetto no, all'allevamento intensivo che probabilmente vediamo, e, diciamo, a parte il, il mega palazzone cinese che, che forse ci ha, ci ha colpito un po' tutti, però... Anche, anche da noi in Italia ci sono diversi eh, allevamenti intensivi, che, eh, come dire, al di là del rispetto delle leggi, che sono anche molto, molto stringenti, anche su questo la normativa comunitaria, anche sul benessere degli animali da produzione è, mh, è molto diversa la normativa, per esempio, appunto anche degli Stati Uniti. No? Però, eh, come dire, ormai c'è la sensazione che soltanto il rispetto della normativa non sia sufficiente. Si sta muovendo uh, qualcosa, diciamo, nella Farm to Fork si parla mh, degli allevamenti in due uh, prospettive, diciamo, sia la prospettiva ambientale, che è molto attenzionata perché eh, gli allevamenti sono, diciamo, soprattutto quelli intensivi, quelli, diciamo, senza terra. Eh, sono una forte causa del, delle emissioni di gas serra e c'è una proposta, eh, in cui, eh, cioè, cioè la proposta a livello comunitario, di inserire i grandi allevamenti tra gli impianti industriali che hanno tutta una serie di vincoli da rispettare sulle emissioni di ammoniaca e di metano. È una proposta di aprile l'anno scorso, anche questa molto, dire, molto dibattuta. Molto, che si sta facendo molto parlare, però risolve solo un, un pezzo del problema. No? Il pezzo, diciamo, se anche diventano super sostenibili da un punto di vista ambientale, secondo me, la questione del benessere animale, la questione etica rimane aperta e lì. Um, non vedo grossissimi, diciamo, dibattiti su, su, su questo in termini di cambiamento, pur, ripeto, essendo i nostri allevamenti intensivi, non quei palazzi a 60 piani, però eh, comunque sia ci sono delle problematiche anche lì. Sulla eh, nuova PAC c'è un intervento proprio per il benessere degli animali, sui pagamenti del primo pilastro. Sostanzialmente si vanno a. Mh, ci diciamo, a, a, a legare il pagamento del primo pilastro all'impegno uh, nel ridurre uh, i farmaci antimicrobici utilizzati negli allevamenti, che pure questi sono un grosso problema anche per noi a cascata, e, e poi si vanno a introdurre tutta una serie di pagamenti legati al pascolamento di questi animali, alla, uh, quindi al miglioramento del benessere animale e così via. Però ecco, anche quello è una cosa volontaria, cioè se l'agricoltore vuole aderisce, eh, se non vuole no, per cui eh, come dire, bisogna poi vedere il, il livello di adesione. Però c'è stato speso molto sostanzialmente su, da questo punto di vista. Ecco. Grazie, Lorena voleva porre una domanda. Lorena? Se... Eh, eh, mi sentite? Sì. Ok, grazie. No, ehm, spero che sia inerente perché è una cosa che mi hanno appena detto: che, a, a quanto stiamo trattando stasera, perché si parla di ecosostenibilità, agricoltura legata all'ecosostenibilità, e si parla anche di carne, di trattamento degli animali. Di recente ho parlato con uno che appunto alleva animali parlava della difficoltà e di quanto veramente sia poca la reale carne utilizzata degli animali, dice si usa molto della carne sintetica, specialmente nei grossi centri, tipo che può essere un burgo così e pare che sia veramente un alimento del futuro l'utilizzo di carne sintetica che mi ha lasciato un po' perplessa perché se Pensare che andiamo a sostituire ciò che l'agricoltura dà e facciamo dei progetti di ecosostenibilità, dall'altra parte c'è un utilizzo invece di sempre più alimenti, magari creati in modo sintetico, specialmente la carne che, va, che ti dà ugualmente questa cosa, proteine, ma non, non è carne, è come se è tutelato questo processo o, o se esiste per davvero. Ecco. Non so se è inerente la cosa, ma mi è capitato di recente, volevo un attimo capire se a livello europeo oppure ci sono dei controlli che tra l'altro carne sintetica mi dicevano che per, saporire, per dare il sapore poi si utilizzano in, in realtà dei, mh, delle fonti ricavate in laboratori olandesi. Ecco, non so se tutto ciò è vero. E chiedevo magari appunto alla professoressa, se lei è molto dentro questo, se ha una visione anche di questa parte. Mm, per carne sintetica intende la carne coltivata in laboratorio, diciamo? Esatto. Mm, ok, perché c'è anche un'altra domanda, quindi le uniamo. <ride> perché c'è anche una domanda nella chat che chiede proprio questo, quindi... <ride> è una Ah, non l'avevo vista, a me è capitato che me l'ha raccontato proprio un allevatore. Quello. Okay. allora eh, diciamo che la, la carne coltivata mm, grazie a lei ehm, dunque la carne coltivata in laboratorio che cosa vuol dire vuol dire prendere eh, anche qui sono sempre un economista <ride> la dico come com l'ho capito <ride> vuol dire prelevare tessuto dall'animale vivo e eh, coltivarlo in laboratorio attraverso un substrato di sostanze nutritive e farlo diciamo crescere facendolo diventare muscolo carne ok questa è proprio la versione per bambini che è come l'ho capita io e, a che punto siamo oggi sulla carne coltivata siamo al punto che uh, ci sono diverse start up in tutto il mondo che hanno investito uh, su questi processi uh, l'unico store che vende hamburger di carne coltivata è a Singapore se non vado errata un hamburger di carne coltivata eh, fino all'anno scorso costava 300 dollari quindi non credo lo mangeremo domani eh, qual è la mia opinione eh, diciamo che che cosa di vi... Diciamo di, di positivo la carne coltivata rispetto alla carne che, che sappiamo tutti come è fatta, benché anche lì ci sarebbe da dire, però diciamo, parliamo della carne, che, che è carne vera, ha eh, ah, di positivo che chiaramente si elimina tutto il discorso della eh, crudeltà e della eh, mancanza di benessere degli animali, perché eh, prelevo tessuto dall'animale vivo. Si elimina tutto il discorso relativo all'allevamento in termini di emissioni di gas serra relative alla fermentazione animale, emissioni di gas serra relative alle deiezioni, tutta quella roba lì scompare e eh, si va a produrre, cioè l'idea è di cercare di fornire queste famose proteine per questa famosa popolazione che cresce e che chiede anche proteine, diciamo, a, a animali, no? Quali sono gli svantaggi? Gli svantaggi sono, eh, da un lato, perdita di occupazione anche nel settore agricolo. È chiaro che poi è un'occupazione, diciamo, una parte si travasa, no? perché anche quel settore poi avrà i suoi occupati, però l'agricoltore che alleva, appunto, di, di cui parlava prima eh, la, la, la domanda, eh, l'agricoltore. Diciamo, se lo immaginiamo domani quell'allevamento lo perde poi se va a lavorare in laboratorio è un altro discorso però perdita di biodiversità perché comunque eh, diciamo, eh, è, mm, diciamo è un modo di coltivazione che chiaramente eh, esula poi dalla vita animale ehm, quindi chiaramente pro e contro io tendenzialmente eh, ma questo diciamo poi è anche un'attitudine personale, avendo noi in Europa un sistema di eh, ammissione di questi novel food eh, nel, nel mercato, molto eh, diciamo rigoroso, fatto di una serie di controlli, fatto di una serie di studi, fatto di una serie di passaggi eh, legislativi, tali per cui questi prodotti devono essere autorizzati, eccetera, eccetera. Eh, Generalmente diciamo la mia idea è che se poi questi controlli vengono passati mh, diciamo io sono una di quelle persone che ha fiducia no? nelle istituzioni nella capacità di fare i controlli e di eh, controllare in qualche modo l'immissione di questi prodotti nuovi e questo si ricollega anche al discorso degli insetti, anche quelli sono un novel food per la, la legge comunitaria è un novel food tutto quello che non faceva parte diciamo della nostra alimentazione prima del 15 maggio 1997, perché? Perché quando è entrata in vigore la legge, e quindi diciamo, tutto quello che è nuovo va approvato, va approvato dalla eh, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, e, e quindi c'è un iter. Quello che manca alla carne coltivata, chiaramente, è una sperimentazione ad oggi è una sperimentazione di lungo periodo. No? Perché è, è, è nuova, e quindi gli effetti di lungo periodo chiaramente sono sconosciuti. Quindi questo è un punto interrogativo. Però guardate su tante cose: cioè a me una cosa che colpisce. Adesso vi farò un esempio che, che è stupido, ma mh, un po' rende l'idea. I semi di Chia, forse ce li abbiamo tutti a casa, non lo so. Ma è una cosa banalissima: i semi di Chia sono un novel food. E in quanto Novel Food sono stati autorizzati per produrre pane in una percentuale che adesso non ricordo di preciso, ma intorno al 10%, sotto al 10%, non lo so. Però l'EFSA ti dice che se tu compri pane con semi di chia non deve avere più di un X%. Benissimo, se tu vai al supermercato ti compri il vasetto di semi di chia, te ne metti un quintale nel tuo pane e nessuno ti dice niente. Cioè, quello che voglio dire è che. Abbiamo no, un livello di attenzione, eh, diciamo, a volte esasperante su cose che probabilmente non sono tutto questo problema, vedi la famosa farina di grilli, e poi però non ci rendiamo conto che da altre parti, perché magari ci manca un'educazione, un'informazione tale per cui, perché io stessa non, cioè, non lo sapevo, diciamo, l'ho scoperto studiandolo. Eh, Tale per cui in realtà, diciamo, eh, effettivamente, quello che mangiamo non, non, non lo controlliamo noi per primi, in un certo senso. Quindi, mh, diciamo, io in generale sono una positivista e sono molto fiduciosa nelle magnifiche sorti progressive. Quindi... Sulla carne coltivata ho appena seguito un tesista che diciamo, ha fatto una tesi su questo e eh, analizzava anche l'accettabilità la, dei consumatori no? attraverso un questionario. E chiaramente quello che viene fuori è che più è la neofobia in generale rispetto ai cibi nuovi, meno si è disposti ad assaggiare cibi appunto come la carne coltivata. E, e quindi che, credo che questo sia legato un po' in generale a, alle nostre percezioni, alle nostre diciamo personali attitudini, ecco, però di per sé potrebbe essere un qualcosa di, di interessante, ecco. Cioè io sul discorso di continuare a sperimentare e continuare a capire sono sempre abbastanza diciamo una convinta che, che ci sia bisogno di farlo. Poi chiaramente se passa tutta una serie di controlli viene prodotta, altrimenti no. Però ecco, fermare la ricerca, fermare la sperimentazione mh, solo in rari casi. Ecco, non so se più o meno ho risposto. Penso di sì, <ride> mi sembrava molto completa la risposta. Eh, se non ci sono altre domande, io le vorrei fare una domanda finale. Cioè, ma quindi avver, cioè, siamo in procinto di vivere una catastrofe alimentare oppure no, aia, aia, e chi lo sa. Allora, eh, diciamo che chiaramente quando no, è stato scritto quell'articolo, quando sostanzialmente un anno fa, quando ci trovavamo in questa situazione, era poco dopo. Uh, il quadro era abbastanza preoccupante. Adesso, cioè, dire che non è preoccupante ora con la guerra ancora in atto, no? È, è veramente cioè, fa, fa male. Ecco quello che voglio dire è che, in realtà, in maniera anche un po' boh, cinica, si può dire, credo di sì. Da un punto di vista di sicurezza alimentare, forse è l'unico punto in cui siamo intervenuti. Come Unione Europea, in maniera molto come dire, chiara, decisa, cioè anche oggi vedevo che sono partiti carichi di grano dall'Ucraina, eccetera, eccetera. Eh, no, eh, cordoni, eh, diciamo, eh, di, 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 di sicurezza, da questo punto di vista sono stati garantiti, i porti si cerca di presidiarli. Eh, un intervento sostanzialmente c'è stato. È chiaro che nell'immediato la produzione e l'esportazione soprattutto di grano da parte de dell'Ucraina era crollata. No? Però, per esempio, quello che preoccupava molto erano le semine, chiaramente perché oltre al raccolto, che quello era già stato seminato prima della guerra, il problema era che non si poteva se seminare e mi ricordo questa cosa che proprio il Ministero dell'Agricoltura ucraino twittava ogni giorno quanto grano andavano a seminare e alla fine erano arrivati allo stesso livello dell'anno precedente, ora può essere propaganda, può essere, cioè va a capire poi no? la verità di certi dati in certi contesti, però quello che voglio dire è che alla fine, forse proprio perché la guerra è qui, Magari non si riesce a intervenire per tante ragioni perché è veramente molto complesso, io sto ovviamente barbarizzando più che semplificando, però diciamo sul, sul, sul fronte cibo e sicurezza alimentare mi sembra che ci sia stato un intervento un po' più, un po più deciso, un po' più risolutivo, mentre eh, sul fronte cambiamento climatico, eh, diciamo, nel lungo periodo ecco, lo vedo un, un po' più. Un po' più da affrontare, ecco, che rispetto al, al contingente che, magari sul momento, no, sembra la crisi alimentare, sembra quella. Però mh, a un certo punto anche quella dovrà finire, cioè ci aspettavamo tutti finisse prima, ma come dire, a un certo punto mh, le guerre finiscono ecco, molto, in maniera molto cinica. No? Invece, il problema è il cambiamento climatico è un problema che. Come dire, oltre a non affrontarlo nel modo adeguato ora, ma eh, rimarrà sempre, ecco, quindi va affrontato in maniera sistemica, sostanzialmente. Non so se. Cioè, sì. Sono temi molto, molto delicati, ecco. Devo dire che sì, molto delicati, però ci ha fornito un quadro abbastanza. Chiaro, e anche come dire esplicativo della situazione in generale. Eh, se non ci sono altre domande, io direi che possiamo ringraziare la professoressa. Siamo arrivati al nostro termine orario solito delle 10.30. Io la ringrazio ancora per essere stata con noi. Eh, è, è stato tutto molto molto Grazie a voi di vista e speriamo di poter Beh. rincontrarla presto. E... Certamente, grazie. Esatto, sì, infatti c'è... Grazie. grazie. positivamente la lezione, grazie mille a <ride> tutti. E allora, a presto e buonanotte. A presto, arrivederci. Grazie. Salve, grazie ancora.